papà, vi ho visto in difficoltà e ho deciso di correre in vostro aiuto! Per recuperare l'elemento terra dobbiamo introdurci in una caverna della Valle delle Scottature. Delle Scottature? Perché si chiama così? Perché è un luogo gelido e solitario proprio degno di questo dolce pianeta. Silenzio! Io comanderò le operazioni della globosfera appena vi sarà entrato in testa il mio piano geniale. Mi spieghi perché deve sempre comandare lui? È l'unico che ha la lauda. Laurea, si dice laurea. Silenzio voi due, non stiamo andando in vacanza. Anche perché per andare in vacanza ci sono almeno 100 posti più allegri di questo. Tipo un'autostrada intasata, un cimitero infestato dai fantasmi, una grotta piena di pipistrelli. Però niente male come idea quando parte il volo. Su, smettetela ragazzi, Bambù ci deve spiegare il piano. Comincia Bambù, siamo tutti orecchie radar. Oh, grazie. Questa è la mappa della Valle delle Scottature. Il mega computer l'ha stampata stamattina. Buffa, sembra la mappa del mio gioco preferito, il Frisico! Prezzemolo, tappagli la bocca! Senza rancore! Adesso si può parlare. Ma così l'avete condannato al silenzio a vita! Riaprirà il becco solo quando avrà qualcosa di intelligente da dire. Vedete queste zone rosse? Indicano dei pericolosi geyser, sono dei getti di vapore bollente. Vuoi dire come il vapore che esce da una pentola quando bolle l'acqua? Molto più caldi e più pericolosi. Se ci finisci sopra, somiglierai più a una patata lessa che a un drago. Quindi dobbiamo memorizzare la mappa per non scottarci i piedi. Beh, per me è facile, memorizzo sempre gli incantesimi. Non per dubitare delle tue capacità, ma lascia questo lavoro ad un professionista, ok? Qualcosa non mi convince. Prova a guardarla dal verso giusto, signor professionista. Hai ragione, Bambù, guardare la mappa non serve. Io non ho detto questo, ma cosa ti sei messo in testa? Oh, un casco! L'eroico aviatore Musli andrà in avanscoperta. No, aspetta, Musli! Dove vai? Aviazione a fanteria, tutto tranquillo! Che ne dite di un pipistrello lesso per cena? Basta, mettiamo in atto il mio piano. Che avranno da complottare quelli là? E io che ne so. Dagli alieni non ci si può aspettare niente di buono. E tu come fai a saperlo? Sono alieni, non vai al cinema? Gli alieni hanno sempre qualche losco piano di invasione. Non hai visto pollastre verdastre venute da Venere? Esagerato, ce n'hanno dei turisti venuti a vedere il paesaggio. 5, ho vinto. Mi sembra motivo sufficiente per spaccare un tavolo. Ma ho saltato con delicatezza. Stolti primitivi, zucca di pietra, ma avete i sassi al posto del cervello? Ve ne state a giocare a carte e a mangiare torte mentre gli alieni minacciano il vostro pianeta. Ma noi... State zitti! E così anche nel film il contrattacco dei Cetrioni. Quelli sono venuti qua per rubare la piramide, l'elemento terra. E voi sapete bene che solo il suo potere tiene a bada i vulcani di questo pianeta. Mi scusi, ma lei chi è e come fa a sapere tutte queste cose? Io sono la professoressa Zendan e vengo da un lontano pianeta a portarvi pace, saggezza, verità assoluta. E adesso ascoltatemi bene, dovete fermarli, capito? Non devono mettere piede nella caverna. Non devono neanche vedere la piramide che contiene l'elemento terra. E lo dico per il vostro bene. Globosfera, globosfera, eroico plotone, mi ricevete? Forte e chiaro, globosfera, la mappa dice di svoltare a sinistra. Perfetto, la mappa non può sbagliare. Siete in una botte di ferro, avanti, miei brodi. Più che in una botte, mi sento come una sogliola in padella. Non capisco, la mappa non può sbagliare. Vado a prendere la mia copia. Vediamo. Adesso dobbiamo fare 3 passi a sinistra e 4 passi a destra. Che strano. Strano cosa, Pagui? Ma niente, mi sembra di rivedere la partita a Frisico di stamattina. Che cosa vuoi dire? La preposizione dei Saiger. Vuoi dire la disposizione dei geyser? Sì, è quello che ho detto, no? E quella roba lì è uguale alla mappa che ho usato stamattina per giocare a Frisico. Ho vinto! Forse un
vinto perché stavo giocando da solo. E quanto è uguale la posizione dei crateri? Uguale! Non mi vorrai dire che hai scambiato la mappa del computer con quella del tuo gioco da tavolo? Ma sai come sono queste mappe? Vista una, le hai viste tutte. Cosa? Siamo morti, siamo fritti, lessi, brasati, impanati. Non ce la faremo mai ad uscire da qui, ah! Non disperarti, Musli. La situazione non è brutta come sembra. No, peggio. Ma cosa dici? Vedi quello? È uno spirito elementare di vapore, creato dalla magia di Zenda. Va, mia creatura, infliggi ad Aurora e a quel maledetto draghetto una sconfitta bruciante! Che brutto morire cotti al vapore come i ravioli cinesi! Oh no! Bambù, mi senti? Hai ritrovato la tua mappa? Sì, solo quella su dischetto. Ma voi quale avete? La mappa del gioco di Pagui! Oh. Non è possibile! Fidati, con Pagui tutto è possibile! Dovresti inviarci la mappa vera tramite computer! E poi un'altra cosa, Bambù! Sì? Muoviti! È chiaro? Il computer, la mappa! Ehi, ma che succede? Un errore al sistema? Oh no! No, proprio Eroe adesso! Eroe 38, la nonna ha finito il formaggio, sto formattando l'hard disk, ho prenotato una vacanza a Honolulu, tu hai vinto 800 paia di calzini viola! Sarà il caldo di questo pianeta, si è surriscaldato il processore, dove la trovo la mappa adesso? Ma certo, nella scatola del frisico! Ecco, l'ho trovata! Ma quanta roba c'è qua dentro? Oh, ma dove sarà? Dove? Forza, che state aspettando? Lanciate quei massi! Attenti, masso in arrivo! Alzati! Ma dove sono? Cosa è successo? Niente di speciale! Un vostro 100 gradi ci vuole lessare! Siamo prigionieri dei geyser, ho più scottature di un pompiere al primo giorno di lavoro, dei giganti ci lanciano sassi in testa, è tutto per colpa della tua stupida mappa di frisico! Silenzio, voi due, mi sto concentrando! Oh, questa sì che è una buona notizia! Occhio di lince, chi la dura la vince, chi la vince la dura, stai lontana, scottatura! Fermo dove sei, dovrai passare sulle mie squame! Evviva! Le formule a effetto ritardato sono le più sicure! Che c'è? Effetto ritardato? Potevi anche dirmelo! Maledizione, i poteri della ragazzina stanno crescendo! Voi continuate a tirare quei massi! Presto! Bambù, la mappa! Trovata! Accidenti! La smorfiosa e il suo amichetto verde hanno confuso le idee al mostro! Fermati, mostro! Guardami dritto negli occhi! Qui i miei poteri sono deboli! Devo farmi aiutare da qualcuno! Muoviti, stupido ammasso di roccia! Subito, signora professoressa Zentan! Li affronterò come in quel film il mostro venuto dallo strazio! Ragazzi, alla vostra sinistra ci sono due grandi sassi! C'è un passaggio dove i geyser non possono colpirvi! Seguitemi! Prezzemolo, vedi anche tu quello che vedo io? Vedo una torta di pietra, ma non ci sono le fragole! Ci penso io! Smorfia Ibiza, trasforma la torta in una pizza! Strabilio, sbalordimento, cambia condimento! Forse sono un po' stanca. È buonissima, una vera squisitezza. Che gioia, i bagni termali! Il vapore ti pulisce la pelle! Ah, lo sapevo! È proprio come in quel film, come si chiamava? Ah sì, il dragone forzutone! Oh no, adesso scoppia!
No! Maledetti, anche stavolta me l'avete fatta, ma non riuscirete a prendere l'elemento terra, lo giuro! Incredibile, il drago alieno mi ha salvato la vita! Proprio così, caro lanciatore di sassi troppo cresciuto! Lui è il migliore amico che esista al mondo! Credo di sapere com'è andata. Scommetto che avete ricevuto la visita di una certa signora che vi ha raccontato le cose a modo suo. E io scommetto che posso sdebitarmi spiegandovi come arrivare all'elemento terra. Sembri il protagonista del film, il gigantropo dal cervello fino. Noi svegliamo i segreti importanti solo davanti a una grande fetta di torta. Bene, che aspettiamo? Andiamo a mangiare allora!